Ciao, sono Duke. È arrivato il momento di creare una mappa, anzi due. Una la uso per andare nel Nether, una invece la voglio creare per avere una mappa qua nel mio mondo normale. Ho già pronto qua quello che mi serve, che è della canna da zucchero trasformata in carta, dei lingotti di ferro e della pietra rossa. Innanzitutto bisogna creare una bussola, anzi ne creo due perché voglio fare due mappe. Così. Uno e due. Ecco qui. Ora due bussole. Poi mi serve di trasformare una bussola con della carta in una mappa. Eccola qui la mappa. E così ho la mappa del mio mondo normale. Ops, si è generata. Questa è la mappa 0, la prima mappa creata nel mondo. È bello vedere che la tiene in mano con le manine. Simpatico. Peccato che poi nella vista da fuori non si veda come la tiene con due mani. Non importa. Come sono bello con l'armatura. Ok. Adesso, per fare la seconda mappa per il Nether, non posso crearla qui, perché altrimenti si crea semplicemente una mappa di dove sono adesso, ma devo crearla prima di andare nel Nether. Quindi mi serve di portarmi del legno che ce l'ho, perché altrimenti non combino niente. Mi serve una workbench, quindi mi servirà. Allora, questa mappa la tengo qui. La staccionata non mi serve a niente di portarmela nel Nether, forse sì, beh, non importa. Anche questo non mi serve. E però vorrei procurarmi dell'altra ossidiana per creare magari un altro portale di uscita dal Nether nel caso ne avessi bisogno, ma non sarà questa volta. Ora inizio ad andare nel Nether, ho loro tutto per fare un'altra mappa. Il lingotto ce l'ho, l'altra bussola ce l'ho, questo posso metterlo giù. Quindi ora si va di nuovo nel Nether a creare la mappa. Mi piace questa stanza. Non è niente di particolare, ma mi piace il fatto che ci siano le vines lì che si vedono. Eccomi nella mia piccola fortezzina del Nether. Spero che magari non siano arrabbiati con me. E anzi, tanto vale che io faccia qui una piattaforma, anzi non una piattaforma, una workbench per fare la mappa. Ok, eccomi. Così sono sicuro di non perdermi. Bellissimo. E ora voglio tracciare una strada da seguire quando voglio andare in esplorazione. Peccato però che non abbia abbastanza materiali che non sono presenti nel Nether per farlo. Questo è un po' un problema, però non importa. Vado a cercare di capire come muovermi. Tu sei arrabbiato? Sei arrabbiato o no? No, di sicuro devo partire da qua perché sennò non combino niente. Qua i soliti ghast che rompono, ma io vi rimando tutto quello che mi sparate. Questo lo colpisco, dai, dai. Ah, l'ho sfiorato. Comunque là c'era quella specie di indicazione che avevo creato per non perdermi. Faccio un po' il pompiere qui. Ok, questa è la zona di esplorazione principale. Sì, guardami, che ora te la becchi. No, come ho fatto a beccarmela io? Stavo proprio dicendo che se la beccava lui. Questa sì, però sì, grande. Ne basta una adesso. Mi ricordo quando erano stati appena introdotti i ghast, non bastava una palla respinta. Sembrano palle da biliardo infuocate quelle che ci lanciano. Allora, prendiamo un po' di funghi perché mi avete consigliato di utilizzare la zuppa di funghi come
sistema per cibarmi. È vero, è una risorsa che funziona, l'avevo addirittura consigliata io in uno dei miei primi tutorial. Il problema è che è scomodo dover preparare le ciotole e poi portarsele in giro. Non è molto comodo, però effettivamente cura tanto e può essere più veloce addirittura che andare a cercare gli animali, soprattutto visto che avete visto che io non sono particolarmente fortunato a trovare gli animali. Non credo di essere ancora passato da questo lato, magari trovo una fortezza sorpresa. Intanto vediamo la mia mappa che si crea. Fortezze ce ne sono? No, però questo è un buon posto dove scendere, sembra quasi che questa sia una scala, scusate, fatta apposta. Ma sì, dai, non pianificavo di stare qua troppo, però voglio andare a vedere qua giù. Un bel posto sicuro per scendere, non c'è magari. Cerco di evitare la Soul Sand per non andare troppo piano. Il fatto di vedere così... Oh, oddio, questi sono i rischi stupidi. Il fatto di vedere così tanti blocchi e non notare una fortezza mi scoraggia un po'. Non sparare tu, non sparare. Sembra che non mi dia retta, bene. Mi mangio un po' di pollo perché voglio tenere la vita al massimo, che ho bisogno di quella rigenerazione della vita in caso venga colpito. Allora, le fortezze si trovano nei punti piatti e larghi. E non ce n'è qua. Poi io speravo di riuscire a scendere a livello più basso, invece non ce la si fa da qua. Oh, arriva qualcosa. Ah, era questo. Dai, scendi. No. Bel colpo del cavolo che ho fatto. Mi stava quasi buttando giù. Dai, fatti vedere. No, eh. Ah, eccoti lì. Ah. Così è più sicuro, però sprecare una freccia per ogni palla da biliardo che gli rimando non è il massimo. Dai, spara. Troppo alta. Questa te la prendi. Ah! Urletto gay. È un duello fino alla morte fra me e questo Ghast. Muori e basta. Quasi. Oh, addio. E quella è una lacrima. No, non è una lacrima di Ghast. Quella era sicuramente un globo di esperienza. Fra l'altro mi sto già perdendo, credo. Vediamo qua cosa c'è di interessante. Ehi, un magma cube. Un magma cube. Oh, non mi saltare in testa però. Gli hanno fatto una bella animazione. Ora i cubetti. Certo che sono tanti però, eh. Dovete tutti morire. Quanta esperienza che danno. Beh, quanta esperienza per modo di dire. Sono ancora a 18. Speravo qualcosa di più. E mi hanno droppato una crema di magma.
Le cessioni dei funghi rossi mi servono per completare la succulenta ricetta della zuppa di funghi. Tra l'altro, i funghi sono una delle poche cose che in real life non mi piace molto mangiare. E invece qua mi tocca farlo. Se fosse per me, mangerei solo carne. Però non è proprio il massimo della salute mangiare solo e esclusivamente carne. Dai, datemi una fortezza. Sarebbe bello se mettessero una specie di genio della lampada o qualcosa di soprannaturale a cui noi possiamo pregare e ci dà delle indicazioni su dove trovare qualcosa che ci serve. Un po' come in NetHack, che si può pregare sugli altari. Può bastare, anche perché raccogliere funghi non siamo venuti certo qua per questo. Ora devo cercare di capire come tornare a casa, vediamo. Non ti comporti molto bene. Le mappe qua nel Nether non sono proprio super affidabili, però quel cerchietto che c'è esattamente al centro dovrebbe essere il punto in cui l'ho creata, quindi insomma una vaga indicazione me la dà, molto vaga, ma è meglio che niente. Comunque questo insomma fa anche vedere che le mappe si possono fare nel Nether, basta crearle dopo essere arrivati e non crearle prima di entrare nel portale. Vediamo dove cavolo sono. Sono quasi ufficialmente smarrito. Quella era la zona che ho attraversato prima, credo, sì. Sto sbagliando strada. Penso che io sbagli strada sia una cosa che non stupisce nessuno. Visto che ho già dato prova di sapermi perdere davvero in 2 minuti in Minecraft. Poi nel Nether, dai, è tutto uguale. Hanno tutti gli stessi colori, ci sono ovunque gli stessi mob. Super velocità nel fango, sì, secondo me devo risalire da qui. Ogni tanto penso che magari qualcuno che guarda il video sa perfettamente dove io dovrei andare e si arrabbia ogni volta che sbaglio strada. Perché mi è capitato a volte guardare altri video dove qualcuno magari non faceva quello che io avrei fatto al suo posto e mi arrabbiavo urlando allo schermo, ma no, ma no! No, non è vero, non urlavo allo schermo, però sì, mi dava fastidio vedere qualcun altro non fare le cose giuste. Ogni volta che vedo uno zombie maiale vorrei dargli una spadata, ma non posso perché poi mi assaltano tutti, mi stuprano e non vado più da nessuna parte. Ci siamo? Ci siamo? Sì! Che bravo che sono. Ho ritrovato, quindi allora la prossima volta dov'è che devo andare a esplorare? Forse è meglio che vado sempre a esplorare in una linea dritta. Cos'è che c'è dopo questo crinale? Il vuoto assoluto, no? Da qua ero già sceso. Però che fastidio, mi sa che non troverò mai una fortezza. Dovrò davvero decidermi e fare un video super accelerato in cui passo 3 ore a camminare nella stessa direzione. Mi porto dell'ossidiana e faccio un portale di uscita. Anche se scommetto quello che volete, che il portale di uscita mi manderà in una caverna sotterranea nel mondo normale, da cui impiegherò una vita ad uscire e sarà pieno di mob. E là c'è un altro cubo di magma. Un cubetto. Ciao cubetto. Al volo. Pof, pof. Dov'è l'ultimo? Eccolo qua. Lo vorrei un po' un pet cubo di magma. Un cubo di magma domestico. L'animale che vorrei di più di tutti da poter utilizzare e cavalcare ovviamente è l'Ender Dragon, magari nato dal... Ah, guardate, ho pochissima vita, pochissimo cibo. L'animale che vorrei più di tutti è un Ender Dragon da cavalcare.
Poi anche un magma, un cubo di magma domestico che mi segue, mi piacerebbe. Che magari quando noi combattiamo contro i nemici, li attacca anche lui e li fa prendere fuoco. Gli fa prendere fuoco. Poi mi piacerebbe, vediamo che altri animali ci sono. Beh, cavalcare i ragni non sarebbe male. Visto che, sì, visto che gli scheletri a volte li cavalcano, penso che potremmo cavalcarli anche noi. Poi sarebbe bello se ci uccide in modalità non estrema uno zombie, invece che morire, ci trasformiamo in zombie e poi dobbiamo preparare una tale pozione entro un certo tempo, altrimenti moriamo definitivamente perché ci decomponiamo. Però se ce la facciamo a preparare questa pozione particolare, possiamo tornare umani. Sarebbe bello. Ok, ora vado a occuparmi del creare un sistema di cibo rinnovabile. Perché avevo detto appunto che avrei cercato di farlo. E quello che mi piace fare è dei funghi giganti. Sembrava una cosa più divertente da fare. Ma dove li faccio? Non sarebbe male averli qua sopra. Però forse danno un po' fastidio. Mi piacerebbe avere due bei funghi giganti qua sopra. Si è fatta notte finalmente. Voglio vedere se il mio stupido fungo si decide a crescere. Cresci, dannato, cresci. Non è abbastanza spazio? E questo è il tuo problema? Mi devo prendere cura di questo fungo come se fosse un bambino. Ma perché non ti piazzi? Non c'è luminosità qui. Ah, forse sì, perché ci sono le torce. È quello il tuo problema, le torce. Non dirmi che la luna fa abbastanza luminosità per non farti piazzare, stupido fungo. Piazzati, piazzati! Perché mi fai questo? Quanto l'odio. Vediamo, facciamo un trucco. Però forse sale luce da qua dentro. Eh sì, era quello? No! Era che sei stupido. Ok, l'ho potuto mettere. Ok, finalmente ho finito. Quello che è successo è stato che mi sono arrabbiato con quel fungo e ho deciso che non mi importava niente di quello che voleva fare lui, ma lui doveva crescere in questo punto. Qua siamo sopra alla casa, dove ero prima. E non ne voleva sapere. Ho creato questa stanza solo per questo cavolo di fungo, per farlo crescere. E indovinato un po', mentre la facevo ho finito la terra. Io non avevo abbastanza terra, ma quando Minecraft è capitato di non avere terra? Da quando si fanno le case sugli alberi invece che fare le grotte? E quindi ho dovuto andare a cercare la terra per costruire questo schifo. Ok, adesso ci sarà buio. Al posto di questa torcia metterò il fungo e proverò a farlo crescere. Se non cresce, penso di riempire di TNT tutta la casa e far esplodere tutto. Cresci! Oh! Ok! Ce l'ho fatta! Bene! Adesso posso togliere tutta questa copertura perché ai funghi giganti non importa della luce. Ed ecco qui finalmente il risultato. È venuto bene, l'ho lasciato volante, non so bene cosa metterci. Non so, posso iniziare a metterci sotto due cubi così tanto per, ma dovrò inventarmi qualcosa. Verrebbe quasi la voglia di costruirci una casetta dentro, mettendo le scale sul gambo. Oppure lo lascio semplicemente qua, come cibo di emergenza. Però non sta bene la terra così sotto. Ci vorrebbe, non so, del legno magari. Potrei costruirgli una struttura di legno per salire. Sì, potrei farlo. Comunque non so, magari se avete qualche bella idea, consigliatemela pure nei commenti. Su come fare questo fungo.
costruirlo qua non è stato il massimo, però mi ero intestardito, volevo a tutti i costi avere la meglio sul fungo e ora c'è qua. Poi a pensarci bene, sarebbe bello costruire anche degli altri funghi sulla isola volante là in fondo, però magari lo farò un'altra volta perché non ho voglia di costruire un altro di quei capanni. Mi sono procurato anche un po' di cibo, di maiale da tenere da qualche parte per sicurezza. E ora ho un buon ammontare di cibo, ma proviamo a fare questa benedetta zuppa. Vediamo. Le ciotole, funghi e altri funghi. E ora la zuppa di funghi. Ok. Bene, direi che il problema del cibo per un po' è sistemato. La cosa che mi preme di più è trovare la fortezza. Però vorrei anche costruire qualcosa di carino, non so, magari lo costruisco fuori registrazione e poi ve lo faccio vedere. Così fa più sorprese, poi non voglio annoiarvi magari con una costruzione troppo lunga. Mi sono accorto di una cosa, se punto direttamente l'isola volante non si vede, però se mi sposto e la metto nella sezione periferica della FOV la vedo, che strano. La vedo molto meglio. Questo può essere un trucco per vedere meglio le cose lontane. Forse lo sapevate già, ma io, per quanto sia una cosa abbastanza banale, non me ne ero mai accorto. Forse togliendo l'HUD si vede bene anche così. No, no, funziona comunque. Bene, niente. Nel prossimo video, penso che cercherò di elaborare un sistema migliore per avere delle riserve di funghi più comode, senza dover costruire capanne qua sul tetto. Poi magari se riesco a inventarmi qualche sistema per perlustrare meglio il Nether, magari portandomi dietro tanto cibo dell'ossidiana e poi quando arrivo tanto lontano dal portale di partenza ne costruisco un altro per tornare indietro. Per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!